questi periodi io sono dentro una problematica giudiziaria e ovviamente questo mi condiziona, perché in una maniera ingiusta io sono accusato di due reati: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per aver affidato la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Mi sembra così tutto questo assurdo in un periodo in cui c'è una situazione veramente paradossale, quella di una svolta, di una società che va verso la barbarie. Sì, se parliamo di una sinistra di governo, certamente, perché l'ex ministro degli interni è lui che ha aperto la strada a quello che è oggi questa deriva fascista al governo. Se invece parliamo di un ideale, secondo me si è smarrito non per responsabilità di qualcuno, ma proprio è la società che ci ha portato, il consumismo. I valori dell'uguaglianza sociale si sono persi, perché credo che quello è l'obiettivo soprattutto più importante che ci fa sentire di sinistra. Quello che mi fa emozionare di più è che io non sono abituato, ancora non riesco a convincermi che involontariamente c'è tanta attenzione nella mia persona, ma io semplicemente dico, facevo il sindaco di un piccolo comune e ho cercato ovviamente di farlo con me stesso. Con me stesso significa mettendo in atto quegli ideali che spesso, quando uno poi diventa dall'altra parte, anche in un piccolo governo locale, disattende. Ma noi siamo passati da una comunità praticamente fantasma, con un destino segnato allo spopolamento, a mano a mano a costruire una piccola comunità globale. Le scuole, l'asilo nido multietnico, turismo solidale, manifestazioni culturali, laboratori di artigianato etnico, attività agricole, completamente cambiate. Praticamente tutto quello che è stato costruito nel corso degli anni servirà per ripartire, e soprattutto credo Riace deve avere giustizia per avere i contributi sui servizi che già sono stati fatti. Questi crediti che ci sono superano, da quello che posso immaginare, di gran lunga i debiti, e quindi si potrà ripartire benissimo per fare accoglienza anche con le persone che fuoriescono per effetto di questo decreto disumano, che è il decreto cosiddetto sicurezza, che finiranno con l'accoglienza degli SPRAR. Sì, come ha detto il ministro degli interni, quando era ministro degli interni è stato praticamente un avversario, complice di avere contribuito a farlo chiudere in pratica, salvo adesso che non era più, dire a livello di propaganda che lui era un sostenitore che vorrebbe e che si deve ripartire dall'accoglienza diffusa. Il sindaco, nella strada, nelle spiagge, ci sono stati tantissimi sbarchi a viaggi e siamo stati sempre in prima linea, di notte, di giorno, di festa. Mai abbiamo detto di no.